Inter, Lukaku alto tradimento, accordo con il Chelsea, ma l'attaccante aspetta la Juventus. Uno scenario di calciomercato che sembrava impensabile fino a poco tempo fa, ma ora Lukaku alla Juventus è tutt'altro che utopia. L'Inter ha l'accordo con il Chelsea, ma l'inserimento della Juve sta cambiando la situazione. Il belga sembra intenzionato ad aspettare i bianconeri. Se così fosse, sarebbe un tradimento clamoroso ai danni dei nerazzurri. Inter-Juventus. Il derby d'Italia che da decenni divide due tifoserie, due città, rischia di vivere un altro capitolo destinato ad accrescere la rivalità tra le due squadre. Un antagonismo tra i più accesi, ed ora il rischio che si concretizzi ciò che nessuno, fino a qualche giorno fa, poteva immaginare. Lukaku alla Juventus non è utopia, e i tifosi nerazzurri tremano. Con la cessione di Onana al Manchester United ed il terreno già preparato per la coppia Sommer-Trubin, il ritorno di Lukaku all'Inter sembrava scontato. I 55 milioni sulla base del quale si sta chiudendo l'operazione con i Red Devils per il portiere camerunense, permettevano a Jung di avere i soldi per Lukaku. E infatti, l'accordo con il Chelsea è stato trovato sulla base di 35 milioni più 5 di bonus, pronti sul piatto all'ufficialità di Onana al Manchester United. Ora l'inaspettato inserimento della Juventus che sta cambiando le carte in tavola, non tanto per l'offerta di 37,5 milioni più 2,5 di bonus, quanto per l'atteggiamento di Lukaku. Era fine 2021 quando il gigante belga, allora in forza al Chelsea, rilasciava a Sky Sport parole al miele per l'Inter, sbilanciandosi su un piccolo particolare. Io alla Juventus o al Milan mai? Mi ero arrabbiato con mio agente quando mi ha detto della Juventus. In Italia per me c'è solo l'Inter ed è sempre stato così. E chissà se, vista la situazione attuale, Big Rom si stia pentendo di queste parole, pronte ad essere riutilizzate contro di lui dovesse accettare la corte bianconera. Sembra proprio che quelle parole il belga le abbia rimosse dalla testa. Come riporta da Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport, l'agente del giocatore, l'avvocato Sébastien Ledure, si è reso introvabile, cosa che sta facendo spazientire non poco la dirigenza nerazzurra. La sensazione dunque è che Lukaku stia snobbando l'Inter e aspetti la Juventus. Elliott della Juve avrebbe chiesto all'agente e al giocatore di prendere tempo, circa 7 giorni, in attesa di vendere Vlahovic, chiave importante di questo affare. Il serbo ha l'accordo con il PSG, che però, mentre cerca di capire cosa ne sarà di Mbappé, sta cercando di piazzare sul calciomercato i critiche. La rivoluzione del nuovo DS bianconero è iniziata, e dopo aver messo alla porta più di qualche esubero, tra cui Capitan Bonucci in cerca di una nuova avventura, tenta il primo colpo da 90 in barba ai rivali nerazzurri. Lukaku attende la Juventus, per quello che sarebbe un alto tradimento all'Inter.